E a sorpresa nella TV dei Vescovi, diamo il benvenuto a Diego Fusaro. Dobbiamo metterci là. Io oggi non mi ricordo le posizioni, siete voi che me le... Ciao, ciao. Benvenuto, ti ho del tu, anche a te. Ho detto bene? Sei marxista? Ma marxista no, mi definisco marziano. Allievo indipendente di Marx, perché sai, marxista vuol dire qualcosa di bello ma anche di brutto nel Novecento, quindi è opportuno utilizzare le categorie con precisione. Noi quando si parla, quando parliamo di giustizia sociale, finiamo per ospitare in questa trasmissione alcuni esponenti della Chiesa, i preti di strada, i preti che mettono in piedi comunità, i preti che combattono la mafia, che fanno dei discorsi che davvero un tempo si sarebbero detti dei discorsi molto sociali, no? E però a causa della divisione ideologica del Novecento questa cosa è vista con sospetto. Ormai non più, però insomma qualcuno ancora vede aspetto. Ora in realtà le barriere sono finite, non c'è più questa divisione ideologica, quindi possiamo parlarne con serenità, no? Direi di sì. Possiamo parlare con serenità. Ecco, cosa ci trovi tu nella teoria di Marx ancora attuale? Ma intanto vi è molto di attuale nel discorso di Marx. Anzitutto vi è la constatazione che stiamo vivendo nel mondo della massima ingiustizia sociale, il mondo in cui vi è gente che ha il superfluo e vi è gente che invece non ha nemmeno il necessario di cui vivere. Ma poi in Marx vi è la considerazione precisa dei rapporti di forza e di un'ingiustizia che chiede di essere abbattuta, che chiede di essere trasformata in vista di un'ulteriorità nobilitante che renda possibile una giustizia sociale, una solidarietà condivisa. Quindi è fallito il marxismo storico, ma l'ingiustizia è rimasta, tu stai dicendo, altro che siamo arrivati all'esplosione di questa di questo cancro, no? Della nostra vita. Assolutamente, anzi direi che dopo il 1989, che è stato salutato frettolosamente come l'anno del trionfo della libertà, si è invece aperta un'epoca in cui l'ingiustizia domina come non mai. Ecco, forse... ma nelle tue riflessioni, che voi potete trovare, lo dico, su internet, perché lui è un filosofo moderno che quindi fa dei saggi, diciamo, sì, su YouTube. Beh, sì, anche libri e trattati anche accademici. Anche libri e trattati, però insomma lo dico a beneficio anche dei frequentatori di internet. Tu fai anche un discorso culturale, che è quello che a me interessa, mi interessa anche l'altro, ma insomma mi interessa di più. Cioè tu dici che c'è una dittatura culturale. Sì, vi è una dittatura del pensiero unico, perché sai, si dice anche in questo caso frettolosamente che viviamo nell'epoca della fine delle ideologie, le grandi ideologie che hanno attraversato il Novecento colorandolo di lacrime e sangue, e in realtà forse è un'affermazione troppo frettolosa, perché stiamo vivendo nell'epoca più ideologica dell'intera storia umana. Tu dici che questa è un'epoca ideologica? Totalmente. E qual è l'ideologia? Ce n'è una sola, questo è l'aspetto. In passato vi era un proliferare di ideologie, cattolica, marxista e così via. Oggi cattolica non è un'ideologia. Ideologia intesa come formazione simbolica, ecco, una visione del mondo, diciamo. Okay, una visione del mondo. Oggi ne domina una sola, quella neoliberista, che predica il mercato come unica realtà possibile e che predica i rapporti di forza interni al sistema economico come naturali. Questo è l'aspetto più terribile della nostra epoca, che il sistema dell'ingiustizia realizzata non si predica come perfetto, ma si predica bensì come il solo mondo possibile, cioè si presenta come naturale e quindi neutralizza in partenza la pensabilità di realtà diverse. E quindi è un'epoca che impedisce il cambiamento, cioè c'è un'ideologia dell'immobilità, della reazionaria, diciamo. Un'ideologia di totale immobilismo, quale mai si era avuta probabilmente nella storia. Io parlo a questo proposito di seconda restaurazione, cioè l'epoca che si è aperta dopo l'89, è un'epoca che neutralizza ogni passione utopica, ogni passione di riscatto sociale rispetto alle ingiustizie e presenta questo mondo, pur così ingiusto, come il solo possibile. Ecco, ci sono dei valori che si stanno affermando, no? Uno di questi è la cosiddetta teoria del gender, contro la quale il Papa si è spesso espresso, cioè quella teoria secondo la quale l'orientamento sessuale non è determinato dalla natura ma è in qualche modo scelto, no?
Secondo te anche questo è un'espressione di questa ideologia? Ma qui il discorso sarebbe molto lungo. Stiamo assistendo a un smantellamento progressivo di tutte le istanze comunitarie in grado di resistere all'affermazione del dout des del mercato. E fra queste istanze che resistono vi è la famiglia. La famiglia è per sua natura inaccessibile al nesso mercantile economico. Il rapporto fra una madre e un figlio non sarà mai di tipo mercatistico. Ecco, il capitale vincente deve neutralizzare la famiglia per lasciare sempre solo l'individuo da solo, il consumatore. Tu dici che c'è proprio una scelta di mercato, cioè l'individuo da solo è un consumatore migliore. È un consumatore migliore e soprattutto è incapace di creare una comunità basata su valori altri. Per cui tutte queste idee o ideologie che si stanno affermando sono tutte orientate, diciamo così, non a promuovere diritti e riconoscimento, magari fosse così, sarei il primo a sostenerle allora, ma hanno invece in maniera opposta l'obiettivo segreto di distruggere valori e di imporre come unico valore il valore di scambio, perché non dimentichiamoci che questa è l'epoca in cui il solo valore che resta è quello che si calcola in prezzo e l'uomo stesso diventa qualcosa di vendibile sul mercato. Diego, io ti ho fatto entrare con un po' di timore. Oddio, entra il marxista nella TV 2000, stai dicendo le stesse cose che si sente dire nella Chiesa. Ma infatti permettimi di dire con una battuta che oggi l'ultimo marxista, se vogliamo usare questa categoria, rimasto è Papa Francesco. Vabbè, l'unico, l'unico che parla di dignità del lavoro, di dignità dell'uomo, di critica dello sfruttamento, di critica del sistema finanziario. Io non credo che lui sia marxista, però è interessante che tu da questa prospettiva in qualche modo riconosci una un'identità, no? Certo. Di vedute, è come se Don Camillo e Peppone oggi fossero schiacciati da una minaccia più grande. Ti dirò di più, venuto meno il comunismo novecentesco, Berlino 1989, resta oggi un'unica grande potenza che è ancora in grado di lottare contro il fanatismo dell'economia e di difendere la dignità umana. E questa potenza è la Chiesa Cattolica col suo mondo dei valori. L'aveva capito Pasolini questo già, quindi non bisogna essere interni al mondo cattolico per apprezzarne certo. I valori. Tu non lo sei, non sei credente. Mi ritengo, guarda, il discorso sarebbe lungo, mi ritengo con la religione un rapporto simile a quello che avevano Hegel o Gentile, cioè riconosco la verità della religione, ma al tempo stesso riconosco che il filosofo usa il concetto. Però riconosci che a questa idolatria del mercato, questa religione nuova che domina il mondo, c'è una forte opposizione, questa forte opposizione attualmente è rimasta è la cattolica, che il certo. Resto non si riesce a organizzare. Certamente, infatti come sai meglio di me, la Chiesa e il mondo cattolico è costantemente sotto ricatto e sotto accusa da parte del sistema del fanatismo dell'economia, che cerca in ogni modo di delegittimarlo, e la Chiesa cattolica e il mondo cristiano stanno eroicamente resistendo.